In nomine Patris. Hey, ist dir nicht gut? Confessionale. Con tanto posto proprio qui dovevamo cacciarci. Sai, questo è il mio posto, fratello. Tu dovresti stare di fuori in ginocchio. In ginocchio lì? Beh, se non vuoi inginocchiarti puoi sederti. È la prima volta, figliolo. Già, e se è così scomodo è anche l'ultima. Dimmi tutto, figliolo. Tutto che? Ma non sei venuto per confessarti? Sì, anche per quello. E per cos'altro sei venuto? Per vedere se assolvi anche me. Prima devi confessarti e poi io ti assolverò. Ma sta attento, fratello. Tieni il becco chiuso. A parte me stesso, solo lui lo saprà. No, o resta fra noi due o non se ne fa niente. Come vuoi. Apriti, figliuolo. Apro che? Il tuo cuore. Confessati. Ah. Allora. Figlio mio. Vabbè, quando compì 12 anni, il mio vecchio mi portò con la sua banda a razziare il bestiame. Uno ci lasciò la pelle, ma a parte questo facemmo un buon colpo. Basta così, figliolo, ti imploro. Beh, che facciamo? Ora devi pentirti, e pentirti sinceramente. Già, sono pentito. E adesso assolvimi se hai il coraggio. Non capisco. Non capisci, eh? Assolvimi! Certamente, certamente. Stai calmo che ti assolvo. E lo assolvo, peccata tua, in nome del... Oh, no! Aiuto! Assolvere la gente! Va dentro! Ci ha provato il fratello. Prima si è messo a parlare da solo e poi in nome d'un altro è partito con il destro. Ma no, volevo soltanto benedirti, figlio. Con un destro in bocca, vero? C'è qualcosa che non va qua dentro. Su, avanti, confessate. Perché pestate i peones? Non siamo noi che li pestiamo. È Lucifero. Già, Lucifero in persona. Lo conosci? Mai sentito nominare, deve essere un professionista dell'est. Va bene. Se questo Lucifero si fa rivedere, ditegli di andare al diavolo. Che il Signore vi accompagni. No, andiamo da soli. Dio gracias. Der Herr bewahre und beschütze uns vor solchem Übel. In nomine Patri et Filii.